Chiavari a Udine, dalla Chiavarina al Triangolo della Sedia, due secoli di tecnica ed eleganza italiane. Miracolo di tecnica ed eleganza, parole di un grande scultore come Antonio Canova, che certo se ne intendeva. Tecnica ed eleganza, Campanina, Filippa, Spadina, due secoli di celebri sedie. Buongiorno dalla Riviera Ligure, buongiorno da Chiavari, paese di grandi artigiani della sedia italiana, non a caso famosa nel mondo come Chiavarina. La semplice eleganza della Chiavarina, il faggio, il ciliegio, l'acero, il salice, il bimini e il bambù indonesiano per i sedili. Le forme sobrie che concedono solo qualche morbida curva. Erano i primi anni dell'Ottocento e il campanino, cioè Gaetano Descalzi, inventa la Chiavarina. Ma perché ancora oggi va così tanto la Chiavarina, è ancora così di moda? Beh, perché la Chiavarina è un'invenzione straordinaria, una sedia unica nel suo genere. Non esiste nessun'altra sedia al mondo fatta in legno che sia così leggera e robusta. Ecco, le particolarità della Chiavarina quali sono? Il materiale e anche le forme. Sì, sicuramente il materiale è, diciamo, il punto di partenza per la costruzione di una buona Chiavarina, poiché il legno deve essere accuratamente scelto, preferibilmente tra quello che cresce spontaneamente nell'entroterra chiavarese, perché ha delle doti di tenacità che sono maggiori rispetto, diciamo, agli altri legni di importazione. Inoltre la stagionatura del legno è fondamentale, la stagionatura deve essere naturale e paziente per gli spessori maggiori, anche 4 anni, poiché questo permette di avere un legno stabile e duro allo stesso tempo. Poi il faggio e il ciliegio sono le essenze che si usano principalmente, ma anche l'acero, perché sono legni che hanno, diciamo, un giusto compromesso tra la resistenza meccanica e l'elasticità, poiché la sedia chiavarina, avendo delle sezioni così esili, così leggere, deve poter contare sull'elasticità e sulla deformabilità del legno. Quindi il legno deve deformarsi senza rompersi, sostanzialmente. Ecco, poi la Chiavarina è fatta tutta di legno, non ci sono chiodature? No, assolutamente. Tutto il segreto della robustezza e della durevolezza anche della sedia di Chiavari sta tutto negli incastri fatti a mano e, diciamo, fatti come si deve. Adesso vedremo poi come nasce una Chiavarina, ma voi quanti modelli fate di Chiavarina? Beh, noi tra modelli e varianti credo che superiamo i 50, sì. Una sedia di Chiavari quanto può costare, minimo e massimo? Beh, diciamo che si parte circa dai 200 euro e poi si può salire in funzione ovviamente della lavorazione manuale. Si arriva anche a 1000 euro e più per i modelli più lavorati, intagliati, dorati. La sedia di Chiavari, adesso vediamo un po' come nasce. La prima operazione è naturalmente quella che diceva lei, della stagionatura. Esatto. Poi, esatto. Dopodiché, cosa si deve fare? C'è un modello, voi avete qui dietro di noi, abbiamo, queste sono le varie sagome, sì, giusto? Sì, qui potete vedere un bel pezzo di storia della nostra azienda, perché queste sono tutte le sagome che servono, diciamo, per individuare e poi tagliare tutti i vari componenti della sedia. Ecco, allora poi adesso raccontiamo che cosa avviene. La sagoma dei vari pezzi della sedia, esatto, vengono riportati sulla tavola, vengono tagliati. Dopo il taglio che cosa bisogna fare? Dopo il taglio ci sono tutte le varie operazioni di sgrossatura che vengono fatte con l'ausilio delle classiche macchine da falegnameria e successivamente poi si passa alla rifinitura manuale, quindi lima, raspa e carta vetrata. Qui tutto fatto a mano. Sì, qui per avere questa finitura, questa eleganza di finitura, bisogna pian pianino, con la manualità, levare il legno dove cresce, dove va via, e cercare di portarla più fine possibile.
Per cui ognuna di queste spalliere è diversa dall'altra, perché c'è qualche dettaglio. Certamente, non sono certamente perfettamente uguali. Questo il prodotto è già finito? Finito, il prodotto finito proprio che viene. Viene che deve essere perfettamente rotonda, perfettamente, perché poi va incastrata nella sedia, che sono tutti i suoi incastri. Sempre molto precisi. Adesso andremo a vedere la fase successiva, la sedia che prende forma, cioè l'assemblaggio. Prima si fa il davanti, poi si fa il di dietro. E questo è tutto incollato con colle naturali, giusto? Colla di pesce. Colla di pesce? Colla di pesce. Che a caldo viene messo. A caldo, a bagnomaria. Poi viene forata davanti e di dietro. E adesso cosa a facciamo? Questo punto qua si può fare l'assemblaggio totale della sedia. A questo punto qua poi si può andare avanti a fare il sedile. Quando ritorna dal sedile viene messa la spallina. E poi va lucidata. E poi si lucida. Ogni singola seggiola prodotta nei nostri laboratori viene marchiata a fuoco, questo a garanzia di un prodotto esclusivamente artigianale, curato e di qualità. In una specie di doc, insomma. Una specie di doc. L'ultima fase poi è quella dell'impagliatura. Questa è la prima operazione, cosa si fa? Si mette un midolino tutto intorno alla seggiola, perché su quel midolino poi vengono fatti i nodini. Dopo passiamo alla seconda fase. Con i fili tutti orizzontali, che devono essere tutti tesi, leggermente obliqui, perché serve per formare poi una tessitura molto spessa. Finita questa operazione, la fase di mezzo che va lavorata con la stecca e forma la lisca di pesce. Per fare il sedile di una sedia chiavarina 8 ore e mezzo se è una setolaia che lavora. Questa è la fase finale sostanzialmente. La seggiola finita. La tradizione è anche la cultura di questo lavoro, l'esperienza sostanzialmente. E la sedia di Cavri è nata 200 anni fa ed è cresciuta con una gran esperienza nel costruirla, nel vedere il risultato. Si è capito dove non resisteva e quindi si è continuato a migliorare tanto che adesso penso che sia arrivata al massimo. Via.